Un pisolino lungo un pomeriggio. Dov'è Nobita? Non starà ancora dormendo? No, l'ho visto alzarsi 10 minuti fa. Aspetta, vado a controllare. Ok, grazie. Ehi, Nobita! Oh? Oh! Coraggio, alzati! Alzati subito, farai tardi a scuola! Mi hai sentito? Insomma, ti vuoi alzare, sì o no? Niente, dai, fammi dormire ancora un po'! No, no, non lasciami, ci penso neanche! Vieni! Avanti, sbrigati a mangiare o farai tardi a scuola anche oggi! Ehi, hai sentito? Bevi il tuo latte. Dopo la colazione ti sentirai molto meglio. Bene, io ho finito, vado. Nobita, cerca di darti una mossa. Guarda che è già tardi. Su, mangia, hai fatto raffreddare tutto. Ma insomma, ti vuoi svegliare? Avanti, devi andare a scuola. Sì, vado. Caspita, è tardissimo. Ciao, ci vediamo questa sera. Ma guardalo il bello addormentato. Muoviti, ciao. Che cosa fai? Dormi ancora? Svegliati, ciao. Oggi vi spiegherò le frazioni. Non sono difficili, basta conoscere le tabelline e saper fare le divisioni e le moltiplicazioni. Che cosa avete da ridere? Guardi, signor maestro, Nobita si è addormentato di nuovo sul banco. Nobita! Nobita! Insomma, Nobita! Mi faresti il piacere di spiegarmi perché ti addormenti sempre durante le lezioni? È semplice, io ho sonno, signor maestro. Fannullone! Vai subito fuori dalla porta! Torniamo alle nostre frazioni. Mamma, che sonno! Non vedo l'ora di tornare a casa e farmi un bel pisolino. Ah, bentornato, Nobita. Capiti a proposito, potresti andare a fare la spesa? No, no, devo fare i compiti, mi dispiace. Hai ragione, vai pure, i compiti sono molto più importanti. Devo fare matematica, scienze e disegno. Allora, prima farai i compiti e poi andrai a fare la spesa, ok? Ma io volevo fare un sonnellino. Ciao, Doraemon, cosa fai? Sembri molto occupato. Stai pulendo i tuoi ciuschi? Qui c'è qualcosa di strano. Sembra che tu stia dormendo. Ora mi sento davvero meglio. Che cosa sono quelli? Dai, dimmelo. Questi sono i miei adesivi del pisolino. Come sarebbe? A cosa servono? Lo sai che ogni tanto devo pulire i miei ciuschi, vero? Però oggi ero troppo stanco per farlo, perché questa notte ho dormito pochissimo. Sì, e allora? Ho usato gli adesivi. Per prima cosa bisogna dire agli adesivi quello che devi fare. Poi te li devi attaccare sugli occhi. Gli adesivi ti permettono di dormire e di lavorare allo stesso tempo. Vedi? È tutto bello pulito. Me li daresti un attimo? Li vorrei vedere. E con questi posso dormire e lavorare insieme? Evviva! È il ciuschi perfetto, fatto apposta per me. Dammeli! Fannullone, i miei adesivi del pisolino non servono per quello che credi. Su, non fare l'antipatico, me li presti. Voglio solamente provarli, per favore, non farti pregare, dai! Allora me li presti, te li restituisco subito. Soltanto per un po'.
E va bene. Prima di tutto li userò per fare i compiti. Finiti i compiti andrò a fare la spesa per la mamma. Poi farò un'abbondante merenda e andrò a giocare a casa di Shizuka. E poi quando torno... Esageri, non puoi chiedere agli adesivi del pisolino di fare troppe cose. O finirai nei guai, è meglio che limiti i tuoi programmi. Tu non ti preoccupare. Che effetto immediato. Io l'ho avvertito, non è colpa mia se finisci nei guai. Ha cominciato a fare i compiti. Almeno speriamo che li faccia come si deve. Oh no, guarda che confusione. C'era da aspettarselo. Nobita è una frana quando è sveglio. Figuriamoci poi quando sta dormendo. Cosa? Impossibile, li ha già finiti tutti. Oh no. Mamma, Nobita vuole andare a fare la spesa! Ah, grazie. Allora devi comprare le cipolle, le carote e un cavolo. I soldi sono dentro la borsa. Non mi convince, è meglio che lo segua. Ciao, figliolo! Coraggio, dimmi cosa ti serve. Che cosa hai detto? Potresti ripetere? Non ti capisco. Parla più forte, per favore. Scusi, signore. Ha detto che vuole un po' di cipolle, di carote e un cavolo. A te. Ed ecco il resto. Che bravo, tieni la borsa, Nobita. Arrivederci, grazie tante. Non posso lasciarlo da solo. Aspetta, sta attento al muro. Dove vai? Ma perché capitano tutti a me? Attento, lì c'è una pozzanghera! Che schifo! Quando finirà questa giornata? Attento! Ah, ciao, Nobita, sei andato a fare la spesa? Ma come ti sei permesso? No, aspetta, John, lascialo stare! Lasciami, se lo prendo, lo spezzo in prego, lo devi perdonare! Non si è reso conto di quello che stava facendo! Sta dormendo in piedi! Sta dormendo? Sì. Questa non l'avevo! Come fa a camminare? Se dorme! La verità, te lo giuro! Lasciatemi! Io non c'entro niente! Insomma! Prendi questa! Me le hanno proprio suonate. Chissà se Nobita è tornato a casa sano e salvo. Ciao, sai dov'è Nobita? È tornato a casa solo qualche minuto fa. Si è preso un po' di merendine ed è salito in camera sua. Ah, che sollievo! Anch'io ho voglia di mangiarmi una bella merendina. Me la sono proprio meritata. Non è giusto, ti sei mangiato anche la mia porzione di merendine. Brutto egoista, pensi solo a te stesso. Già adesso in poi che si arrangi pure. Per
Ciao, Nobita. Ma che cosa fai in giro senza ombrello? Attento, non puoi passare di là, ci sono i lavori in corso. No, che cosa fai? Attento! Nobita, ti sei fatto male, parla. Chissà cosa starà facendo quell'impiastro. Ha anche cominciato a piovere per bene. No, si è mangiato tutte le merendine, quindi non mi devo preoccupare per lui. No, non mi importa come sta. Non mi interessa neanche un po'. E invece mi importa. Giusto, con il copter farò prima. E speriamo che sia tutto in chiesa. A quest'ora. Prego, entri pure, la porta è aperta. Ma si può sapere chi è? Questa è la voce di Shizuka. Cosa le sarà successo? No, sta lontano, paura, aiuto! Ciao, Shizuka, ti va di giocare con me? Sono venuto qui apposta. Lasciami stare, sei tutto sporco! Nobita, che cosa fai? Aiuto, alzati! Ma io voglio giocare con te, sono il tuo caro amico Nobita! No, non ho voglia di giocare, vattene via! Io l'avevo avvertito che si sarebbe cacciato nei guai. Basta, adesso se la deve cavare da solo! Oh no!